Bug! È il mio compleanno! Ah! Potrebbe essere per me! Grazie! Hurra! Buon compleanno, Bisù! È un regalo di compleanno per me! Ah, bello! Un tamburino! Però battilo un po' più piano! Almeno finché tutti non avranno avuto il tempo di alzarsi per festeggiare il tuo compleanno. Ciao! Buongiorno! Ciao! Ciao, Zinnia! Buon compleanno, Zu! Wow, grazie! Bambola! Oh, ma se però non la vuoi, Zu? Aspetta, Zinnia! Ti faccio vedere quello che mi è arrivato stamattina! Me l'ha regalato lo zio Ziggy! Lo zio Ziggy vive in Africa! È il responsabile di un parco nazionale! Bene, noi dobbiamo andare! Sì, e se no Zinnia arriverà tardi alla lezione di ballo, vero tesoro? Elevé e plié, elevé e chiudi. Vieni adesso. Ecco, molto bello. Molto, molto forte. Già. Senti questo rumore, caro? È un po' difficile non sentirlo. Che cos'è, secondo te? Forse siamo stati invasi dai picchi giganti. Che sciocco. Speriamo che se ne saranno andati quando scenderemo per il compleanno di Su. Di tagliare la torta di compleanno. Perché non vai a chiedere a Elsie di raggiungerci? Subito! Su? Lascia pure qui il tamburino. Sai, non vorremmo che lo perdessi lungo la strada. Va bene. Potremmo nasconderlo. Meglio di no. È arrivata Elsie, papà! Oh, ciao, Elsie! L'ho portata qui per farle vedere il mio tamburino! Oh! Che? Oh, bene! Dov'è finito? Ha! Trovato! Scusa, papà. Zu, non mi aspettavo che entrassi. Oh, mamma, che bella torta! Rullo, rullo! Per la super fantastichissima torta di compleanno di Zu! Oh! Zu. Scusa, mamma. Aspetta! Ma stiamo per cantare tanti auguri. Lo so, e io faccio l'accompagnamento. Vieni, Zu. Le candeline. Sono pronto. Urrà! Buon compleanno, Zu!
Forse è meglio mangiare prima un pezzo di torta, Bisù. Il tuo tamburino fa tanto rumore. Però è super, vero? Buon compleanno, Su! Sì, mi ero un po'... sì. Bene, adesso sei sveglio! Niente mi piacerebbe di più che dormire ancora un po', Su. Perché non vai a giocare con il tuo tamburino da un'altra parte? Oh, mi va bene. Ciao, nonna! Mm? Vuoi sentire un esperto del tamburino? No, non per il momento, Su. Oh... Ma forse a te piacerebbe preparare un dolce? Biscotti con gocce di cioccolato? No, grazie, nonna. Devo esercitarmi col tamburino. Sì, ma potresti esercitarti da qualche altra parte, Bisù? Va bene. Ah! Vado a trovare il nonno! Ciao, nonno! Ti andrebbe di ascoltare un bravo tamburino? Sì, molto! Nonno! Sei un bravo tamburino, Su, ma forse dovrei accompagnarti. Anche tu hai un tamburino? No, ho qualcosa di molto meglio. Seguimi. Ah, devo averla messa da questa parte. La mia vecchia tromba! Bene! Facciamo un po' di musica! Compleanno, però vai a suonare con la tromba da un'altra parte. Su? Sì? La mamma dice se puoi fare un po' più piano, per favore. Nonno. Ci sono persone che non hanno orecchio musicale. Bisnonnina. Ciao, mio caro Su. Eri tu che facevi tutto quel rumore poco fa? Sì, lo zio Ziggy mi ha mandato un tamburino. È arrivato dall'Africa, ma nessuno vuole sentirmi suonare. Ah, capisco. Bene, vediamo che cosa si può fare per aiutarti. Si è fatto un gran silenzio d'improvviso. Beh, abbiamo chiesto a Su di non fare troppo rumore. Vorrei tanto sapere dov'è finito. Forse è al piano di sopra dalla nonnina. Oh, vado io, bisnonnina. Su? Come mai tutto questo silenzio? Hai smesso di suonare il tamburino, Su? No, non ho smesso. La bisnonnina mi ha insegnato che non serve fare tanto rumore quando si suona il tamburino. Qualche volta è molto più bello suonarlo piano piano. Vieni qui, mio caro Su. Grazie, signor Zoe. Ciao, Su. Hai fatto la spesa? Sì. Ehi, Pock. Spero
spero che tu non abbia smangiucchiato quello che c'è qui dentro. Sono gli ingredienti per la mia torta. Vuoi preparare una torta? Sì, per la mia mamma. La nonna mi ha detto che mi aiuta. È la festa della mamma. Davvero? L'avevo dimenticato. Le farò anche un biglietto di auguri. Puoi farlo anche tu con me, per la tua mamma. Oh, grazie, Su. Su! Arrivo, nonna! La mamma è uscita con la zia Zelda. Starà via per un po', ma è meglio metterci al lavoro. Vieni! Oh! Oh, scusa, nonno. Ti sei fatto male? Non è niente. Sono appena andato a trovare la bisnonnina e mi ha dato uno dei suoi baci. I baci della bisnonnina sono un po' pasticciati. Basta con lo zucchero, Su. Ora mischia tutto insieme al burro. Adesso sbatti per bene le uova e poi versale un poco alla volta nell'impasto di zucchero e burro. Piano, Su. Se versi le uova troppo velocemente, l'impasto farà i grumi. E poi, nonna? Ora si aggiunge la farina con il colino. Tieni il colino sopra la ciotola e spargila delicatamente nell'impasto. Mescolo io. È venuto tutto alla perfezione. Non assomiglia molto a una torta. Non ancora. Adesso versiamo l'impasto dentro due tortiere. Basta così. La stessa quantità in ogni tortiera. Come sta venendo la torta? A vederla è ancora un po' appiccicosa. Ecco, saranno pronte fra circa mezz'ora. E mentre aspettiamo, posso fare il biglietto per la mamma? Il mio l'ho quasi finito. Guarda! Oh no! Che è successo? Oh, Pock. Bene, abbiamo ancora il tempo per farne un altro. E questa volta, Pock, tu non ci aiuterai. Sì, sembrano venute proprio bene. Hai finito il bigliettino, Su? Sì, nonna. Come ti sembra? È bellissimo, Su. Sono sicura che alla mamma piacerà. Anch'io ho finito il mio. Siete bravissimi a disegnare voi due. Adesso vado a casa a dare il biglietto alla mia mamma. Grazie dell'aiuto. A dopo, Elsie. Ciao, lasciatemi un po' di torta. Ora dobbiamo mettere la glassa e decorarla. Sì! Bravo! Hai fatto una magnifica torta, Su. Grazie di avermi aiutato, nonna. E adesso possiamo... Ah! È tornata la mamma! Mamma, mamma, mamma! Oh! Ciao, papà! Ciao, Su. Non sei contento di vedermi?
Certo che lo sono. È che pensavo fosse la mamma. Oggi è la sua festa e volevo dirle buona festa della mamma. Sono sicuro che ne sarà molto contenta. Ora però ho una gran fame. Sono l'investigatore e nulla sfugge. Ma che bella sorpresa, questa sì che è una delizia. Vuoi una fetta di torta, Su? Ma sì, grazie papà. Sì, dovresti alzarti prima alla mattina. Mi ha colto con le mani nel sacco, signor Nulla Sfugge. Buona questa torta, vero? Buonissima. Oh no! È davvero deliziosa. È successo qualcosa, Su? La torta! L'avevo fatta per la mamma! Oh, io mi dispiace tanto, Su. Non l'avevo capito. Non lo sapevi, papà. Devo farne un'altra, prima che torni a casa. Su, sei sicuro di saperla fare? Prima mi ha aiutato la nonna e adesso so come si fa. Voglio farne una tutta da solo. Uova, burro, poi ci serve la farina. Zucchero. Così dovrebbe bastare. Pock! Scusa, Pock. Cielo! Bisù, che sta succedendo? Volevo prepararti una torta per la festa della mamma, ma ho avuto un piccolo incidente. Ehi, cosa succede lì dentro? Oh! Bisù, che pasticcio! Qualcuno avrebbe dovuto aiutarti, Bisù. Coraggio! Ora puliamo tutto per bene e poi ti aiuto a preparare la torta. Grazie, mamma. Finito. Questa sì che è una torta con il cuore. Mua. Buona festa della mamma. Oh, grazie, Su. È bellissimo. Vuoi una fetta di torta, mamma? Sai, in casa nostra ci sono anche altre mamme. Chiediamo se ne vogliono un pezzo anche loro. Ci sono altre mamme? Buona festa della mamma. Buona festa della mamma! Buona festa della mamma! Buona festa della mamma! Urrà! Che torta meravigliosa! È stato Su a farla. In tal caso, vieni pure qui, caro Su. Ciao, saluta anche tu questa zebra piccolina che si chiama Su. Oh, 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 oh. Mamma, papà e la bisnonna che insieme ai nonni vogliono bene a te. Su è il più bel regalo del mondo.
Ciao, piccoli! Ciao, mamma! Ciao! Com'è andata a scuola, Bisù? Bene? Sì, benissimo! Via libera, potete attraversare! Forza, andiamo su! Guardavo la signora Zolly! Ha un bel sorriso oggi, più bello del solito! Sì, anche stamattina sorrideva in quel modo! Beh, eccola che arriva! Chiedeteglielo! Su, Elsie, siete ancora qui? È ora di andare a casa, sapete? Sì, ma come mai è così felice oggi? Molto più di tutti gli altri giorni! Oh, l'hai notato? Beh, vi dirò il motivo. Domani è il mio compleanno. Oh, auguri per domani, allora. Oh, i compleanni mettono allegria, vero? I regali! La torta! Quanto mi piacerebbe prendermi una lunga vacanza. Stare sdraiata su una nave, navigare per il mondo e mangiare frutta tropicale. Chissà, forse un giorno... Oh! Devo fermare le auto, la gente deve attraversare. A domani! Arrivederci! Arrivederci! Ciao, ciao, Elsie! Una vacanza in giro per il mondo sarebbe un fantastico regalo di compleanno. Penso che piacerebbe a tutti. Elsie! Elsie! Che c'è, Su? Non sarebbe un bel pensiero se facessimo un regalo di compleanno alla signora Zolly? Che tipo di regalo? Non so di preciso, ma se unissimo i nostri risparmi, potremmo prenderle qualcosa di carino. Ma è un'idea stupenda, Su! Vediamoci in giardino, appena puoi. Ciao, Puck! Ci sono un bel po' di soldini. Puck, ci aiuti a fare un regalo di compleanno per la signora Zolly? Mm? Ciao, mamma, scusa, vado di fretta. Che cosa stai combinando, Elsie? Su, andiamo a comprare un regalo per la signora Zolly. Oh, comprare? Se le costruiste qualcosa non sarebbe più... bello? Li ho portati! Anch'io! Oh, sono troppo pochi per un viaggio. Già! Però potremmo prenderle qualcosa di molto speciale. Se lo merita! Ma cosa? E dove? È sempre difficile scegliere il regalo di compleanno ideale. Che difficoltà ho avuto con vostra nonna. Ad ogni modo, se state cercando qualcosa di speciale... Di molto speciale! Ma di certo il posto migliore dove cercare è il negozio di zia Zelda. Sì, è un'idea stupenda, nonno! Vi va se vi accompagno? Tre teste sono meglio di due. Oh, è molto tardi, sbrighiamoci! La signora Zolly vuole fare una vacanza, navigando per il mondo e mangiando frutta tropicale. È un regalo impegnativo. Qui troveremo qualcosa di altrettanto bello. Wow! Andiamo su! Sì, nonno! Che bello! Hai visto? Ci sono un sacco di cose in questo negozio. Già, come faremo a scegliere? Una cosa è certa, dovete sbrigarvi, tra poco è l'ora di chiusura. Grazie mille, signore, arrivederci. Ciao, zia Zelda! Su, Elsie, ciao! Che sorpresa inaspettata vedervi. C'è anche il nonno con voi. Ciao, Zelda! Benvenuti nel mio negozio! Guardate pure, state cercando qualcosa di speciale? Sì,
Di molto speciale, per il compleanno della signora Zolly, la vigilessa. Bene, date un'occhiata in giro. Qui dentro ci sono molti articoli speciali che potrebbero essere un eccellente regalo. Posso esserle utile, signora? Oh! Guarda che bello! Ti piace questo? Non mi sembra molto carino. E quel cuscino è un pugno in un occhio! Eh? Nonno? Sì, hai trovato qualcosa? Pensi che questo sia un regalo speciale? Oh! Beh, vuoi dire quel quadro? Sì, è un bel regalo! Non molto. È meglio continuare a cercare. Va bene, io controllo di qua. Io da questa parte. Eh? Già, sì, Pock, certo che puoi aiutarci. È una bella ciotola, Pock, ma non è speciale. Oh, molto raffinato! È un pezzo esclusivo! Perché non vai a metterti in un altro posto, Pock? Ci siamo! Pock, forse l'hai trovato! Elsie, nonno, venite a vedere! La signora Zolly non potrà andare con una nave in giro per il mondo, ma con questo modellino di sicuro potrà immaginare di farlo! Oh, Su, credo che le piacerà! Oh, ci basteranno i soldi per comprarlo? Presto, contiamoli! Peccato, non sono sufficienti! Ci manca soltanto una monetina! Così vicini eppure così lontani! Tenete, per la signora Zolly ne vale la pena! Oh, grazie mille, nonno! Ora siamo a posto! Ma dov'è il veliero? Oh, è un'ottima scelta, signore! Che fortuna! Era l'ultimo modellino rimasto! Oh, troppo tardi! Ah, temo che dovrete scegliere qualcos'altro! Ma non abbiamo visto nient'altro qui che piaccia a entrambi! Ci tenevo tanto a regalare alla signora Zolly quel modellino di veliero! Forse sa dove trovarne un altro! Sbrighiamoci! Ehi, non c'è niente che vi interessa? Eccolo! Ricordavo di averne visto uno! Non è grande come quello di tua zia, ma potrebbe essere comunque un bel regalo! Ho paura che l'orario di chiusura sia passato! Siamo arrivati tardi! Non importa! Abbiamo ancora tempo per farle un regalo! Sì, e quando? I negozi sono tutti chiusi ora! Beh, se non glielo possiamo comprare, ne costruiremo uno noi! Oh! Volete costruire un regalo di compleanno per la signora Zolly? Sì! Nessun altro poteva avere un'idea così brillante, nemmeno io! Vogliamo fare un modello di nave! Grazie, mamma! Oh, davvero un regalo incantevole! Sì, ma c'è qualcosa che manca! Qualcosa che possa renderlo ancora più speciale! Sì, in effetti hai ragione, Su. Dobbiamo abbellirlo con qualcosa! La signora Zolly non ha detto niente riguardo a cosa farebbe durante il viaggio? Sì, mangiare frutta tropicale! Mia mamma ne ha un po'! Ha qualche mango e qualche ananas! Sarà il più bel regalo del mondo! Sì! Ciao, Su! Ciao, Elsie! Pronti ad attraversare? Non ancora! No! Perché no? Perché prima vogliamo dirle... Buon compleanno! Per me! Oh! Oh, che cari! Non immaginavo che mi faceste un regalo! Oh, è un veliero! Ed è carico di frutta tropicale! Le piace? È il più bel regalo che abbia mai desiderato! Grazie mille a tutti e due! Potrà viaggiare per mare con la fantasia! Sicuro! Possiamo immaginarlo insieme? Dai, proviamo! Brasile,
Africa, India, Giappone. Con la fantasia possiamo andare in ogni parte del mondo. Sei! Vai, cavallino! Avanti di sei lunghezze. Clip, clop, clip, clop, clip, clop. Tocca a me. Aspetta, cowboy. Devo rispondere al telefono e non imbrogliare. Pronto? Sì? Un viaggio d'affari. Quando? Oggi. Va bene, allora. Arrivederci. Cinque. Clip, clap, clip, clap, clip. Ho vinto! Il mio cavallo è arrivato primo nel recinto. Clip, clap, clip, clap. Io sono Zoo, il cowboy campione. E il mio cavallo è il cavallo più veloce del mondo. Vuoi vedere che io sono più veloce di lui? In sella! Clip, clap, clip, clap, clip, clap, clip, clap. Galoppa, papà! Galoppa! Scusami tanto, cowboy campione, ma la corsa è finita per oggi. Devo preparare la valigia. Dovrò andare via per 2 giorni per un viaggio di lavoro. Cosa? 2 giorni interi? Ma è un tempo lunghissimo. Ti dimenticherai di me mentre sarai via. È impossibile che accada. Vedrai. I giorni voleranno via in fretta, va bene? Sarà meglio che mi sbrighi o perderò il mio treno. Oh, Zoo, sei qua! Perché quella faccia? Papà va in viaggio d'affari e temo che si dimenticherà di me in questi giorni. Dimenticare la sua piccola zebra? Non credo proprio che accadrà. Ma se sei tanto preoccupato, perché non gli presti qualcosa di tuo che ti appartiene? Così ogni volta che lo guarderà, penserà a te. Oh, che idea grandiosa, nonno! Vado subito a cercare in camera mia. Non dirglielo, però! Vorrei fargli una bella sorpresa! Oh, ciao, Zoo! Dove vai così di corsa? Oh, io? Da nessuna parte! Sto andando a giocare in camera mia, ciao! Oh. Che cosa posso dargli perché si ricordi di me quando sarà via? Il castello che abbiamo costruito! Oh, forse è troppo grande. Il mio zebrù! Papà mi penserà sicuramente quando guarderà zebrù. Non è vero, Poc? Ma non posso rimanere 2 giorni senza zebrù. Mi mancherebbe tantissimo! Sì, è un'idea fantastica, Poc! Un disegno! Hop. Sir Zoo, il coraggioso cavaliere con Sir Papà! Grazie, Poc! Così papà potrà tenerlo in tasca tutto il tempo! Ma se lo tiene in tasca, non potrà vederlo e quindi non penserà a me. Dovrò cercare qualcos'altro. E in fretta, prima che papà parta. Sì, hai ragione, Poc. Nonno sa sempre cosa fare. Ma sarà meglio stare attenti. Papà non deve scoprire nulla. Andiamo, Poc. Il campo è libero. Nessuno in giro. Allora, hai trovato qualcosa per il papà che lo aiuti a ricordarti? Veramente no. Forse potrei nascondermi nella sua valigia. Sarebbe certamente una sorpresa. Sì, specialmente quando mi vedrà uscire urlando dalla valigia. Sentirà la mia voce e... La mia voce! Ho trovato! Registrerò un messaggio sul registratore di papà. E quando lo ascolterà, sarà come se io fossi lì. Potremmo lasciare tutti un messaggio, così si ricorderà di ognuno di noi. Oh, sarebbe bello! Bravo, questa è proprio un'idea grandiosa, Zoo. Ma il registratore è in camera sua e lui ora starà preparando la valigia. Oh, no! Ho in mente un piano!
Ah, tempismo perfetto. Aiutami a scegliere. Quale metto? Oh, girati bene verso la luce, così le posso vedere meglio. Ecco, io non saprei. Questa è... Oh, beh, questa è decisamente elegante, però quest'altra... Ne ho altre. No, non è necessario. Metti questa. Sei sicuro? Sicurissimo, quella è perfetta. Salve, gente, sono Zoo, il cowboy campione. Salve, gente, sono Zoo, il cowboy campione. Hai ragione, Pock, devo sbrigarmi. Devo registrare il messaggio per papà. Caro papà, questo messaggio è per te, così non ti dimenticherai di me durante il tuo viaggio d'affari. E... potresti portarmi un piccolo regalo quando torni, per favore? Grazie, papà! Tutto bene, Zoo? Hai registrato il tuo messaggio? Sì, tocca a te! Ciao, figliolo! Sono io, il nonno. Spero tu stia bene mentre sei via. E potresti portarmi un cappello nuovo quando torni? Di quelli che piacciono a me, sai, con la tesa larga? Buon viaggio, figliolo! Ora tocca alla nonna. Nonna, puoi registrare un messaggio per papà? Servirà per ricordarsi di noi mentre è via. Oh, che bello! Ma non saprei cosa dire. Provaci, nonna, è facile! E se passi da un negozio di casalinghi, mi porteresti un cucchiaio di legno nuovo quando torni? È tutto, tesoro. Fa buon viaggio. Va benissimo. Ora bisnonnina. Oh! Su, sei sempre così di corsa oggi. Già, ho da fare. Ciao. Oh? Avanti! Bisnonnina, puoi registrare qualcosa per papà? Lo aiuterà a ricordarsi di noi mentre è via. Certo che posso, Su. Ecco. È acceso? Allora, mio caro, fai buon viaggio. E se hai un po' di tempo, potresti portarmi una sciarpa di lana bella calda? Oh, e anche qualche caramella al miele? Oh, e anche... non avevo finito. Scusa, bisnonnina, ma papà partirà tra poco e non ho ancora registrato la mamma. Oh, beh, in questo caso devi sbrigarti. Vai al galoppo. Sai quel profumo che mi piace tanto? Se hai tempo potresti... un abbraccio forte. Che c'è da ridere, Bisù? Tutti hanno chiesto di avere un regalo da papà. Davvero? Ehi, dove siete? È il momento dei saluti. Fiu, abbiamo finito appena in tempo. Papà, tieni, così non ti dimenticherai di noi mentre sei via. Per me? Ah, ora ho capito perché il mio cowboy campione è tutto il giorno che trotta in giro per casa. Stavi preparando una sorpresa per me. Non accenderlo adesso. Devi ascoltarlo più tardi, quando sarai in viaggio. Oh! Chissà chi può essere. Pronto? Sì? Ah, capisco. Grazie per avermi avvisato. Bene. Arrivederci. Era sempre il mio capo. Mi ha comunicato che il mio viaggio di lavoro è stato annullato. Oh. Oh, pensavo foste contenti. Molto, papà, ma... Ascolta i nostri messaggi, caro, poi capirai. Questo messaggio è per te, così non ti dimenticherai di me durante il tuo viaggio d'affari. E sai quel profumo che mi piace tanto? Se hai tempo potresti... un abbraccio forte. Beh, di certo non avrei potuto dimenticarmi di voi con tutti i regali che avrei dovuto portare. Pensavo fossero dei messaggi che dicevano che vi sarei mancato. Ma certo che ci saresti mancato. Come avrei fatto senza il mio cavallo preferito? Ho capito. Beh... Avanti, monta in sella, cowboy campione!
clic clop, clic clop, clic clop, clic clop. Clic clop, clic clop, clic clop, clic clop. Clip clop, clip clop, clip clop. Al galoppo! Non riuscirai mai a prendermi, signor poliziotto! Beh, questo è tutto da vedere, signor ladro! Sono stato molto più furbo di te. Ti ho smascherato. Scusate se vi disturbo. Potreste alzarvi un momento? Come hai fatto a scoprirmi? Grazie, potete sedervi di nuovo. Hai commesso solo un errore. Hai perso qualcosa, mamma? Non preoccuparti, continuate a guardare la TV. Possiamo aiutarti a cercare? Sì, io aiuto sempre la mia mamma a cercare le cose. Io credo, ma non ne sono sicura, di aver perso la cipria che mi avevi regalato. Non può essere lontana. L'avevo poco fa. Oh, quella che ti avevo preso per il compleanno. Bisù, so che hai faticato per le decorazioni, raccogliendo le conchiglie. Non preoccuparti, la troveremo. Vi aiuterò. Grazie, Elsie. Anch'io. Bene, mamma. L'ultima volta che l'hai vista dov'era? In camera mia. Perfetto. Allora faremo il percorso a ritroso. Sarà un viaggio nel tempo all'indietro. Un viaggio nel tempo all'indietro. D'accordo. Partiamo. Allora, mi ricordo che ero in camera mia e mi stavo truccando. Quando ha suonato il telefono, sono uscita e... sì, avevo ancora la cipria con me. Poi cosa hai fatto? Sono andata in soggiorno a rispondere. Allora andiamo in soggiorno! Io ho risposto al telefono e la nonna mi ha chiamata. Aveva bisogno di un aiuto per una teglia in forno, così sono andata in cucina. Quando sono entrata c'era fumo dappertutto. Si era bruciata la crostata. E forse hai appoggiato il telefono e la cipria per aiutare la nonna? Può darsi, ma se l'ho fatto non ricordo dove. Deve essere da qualche parte. Ora ricordo. Sono andata a controllare la posta nella cassetta. Fai un sacco di cose. Andiamo a controllare. E poi sono tornata in casa. Ma non abbiamo ancora guardato nella cassetta. Oh, hai ragione. Oh, era una buona idea, Elsie, ma non... Ehi, ciao! Yuhu! Ciao! Elsie, dove sono gli adesivi fosforescenti? Non riesco a trovarli. Deve essere la giornata della mamma che perde le cose. Torno fra un attimo. Arrivo, mamma! Forse so dove sono. Va bene, proseguiamo la caccia. Non deve essere difficile trovare una cipria decorata con delle conchiglie. Sì. Che c'è, Su? Sopra ho messo delle conchiglie. Ma sotto la scatola è di metallo. E lo zio Xavier possiede un metal detector. Dico bene? Oh, sì. Abbiamo cercato un tesoro sulla spiaggia. Credi che ce lo possa prestare? Ma certo, Bisù. È un'ottima idea. Eccolo qua. È l'ultimo modello, sapete? È molto sensibile. Rileva tutti i tipi di metallo, ma... usalo con attenzione.
Wow, sta tranquillo. Grazie, zio Xavier. Metti le cuffie, così potrai sentire bene il segnale. Oh, le lascerò a Su. Le sue orecchie sono più buone delle mie. D'accordo. Allora, Su, più ti avvicinerai ad un oggetto di metallo e più i beep diventeranno intensi. Senti? Grazie, zio Xavier. Devo dire che è un'idea assolutamente geniale, sai, Su? Dovevi usare quello ieri quando ho perso il mio orecchino. Sì, tesoro. Tornerò per cercarlo, zio Xavier, appena avrò trovato la cipria. Grazie mille, Su, e buona caccia! Sento qualcosa! Lì dentro, nonno! Ottimo lavoro, Su! I beep sono più forti! Oh, è solo una paletta. Non è soltanto una paletta, Su. L'ho cercata ovunque inutilmente. Beh, qualcosa abbiamo trovato. Possiamo continuare, nonno? Certo che continuiamo, Su. La nostra caccia alla cipria della mamma è appena cominciata. Niente. Eppure ero sicura di averla lasciata in cucina. Beh, non è in cucina e non è in giardino, ma sarà pure da qualche parte. Oh! Nonno, i beep hanno ripreso. Oh, ci siamo? Oh. Urrà! Oh, è soltanto una penna, nonno. Soltanto una penna? È la mia penna preferita. Credevo di averla persa per sempre. È un classico. Cerchi qualcosa e trovi qualcos'altro di completamente diverso. Sì, ma non abbiamo ancora trovato la tua cipria. Oh, beh, di sicuro salterà fuori quando cercheremo altri oggetti. Sì, ma non dobbiamo arrenderci, giusto? Abbiamo cercato ovunque, Bisù, e il metal detector non è servito. Ma da qualche parte deve essere. Vero, nonno? Hai ragione. Continuiamo le ricerche. Sì! No. No. Oh, fermati. I beep vengono da lì. Il segnale è sempre più forte. Probabilmente segnala il metallo del cellulare. I beep si sentono ancora. Eccola qua! Mamma! Mamma! Trovata! Oh, come sono contenta, Bisù! Devo avergli messo sopra il coperchio prima di prendere il telefono. È la prima volta che questo oggetto serve a qualcosa. Zio Xavier non ha mai trovato niente. Ho trovato gli adesivi! Possiamo continuare con la ricerca! Ta-da! Era proprio accanto al telefono. Oh, stupendo! Avrei voluto aiutarvi, ma sono contenta lo stesso. Ehi, Elsie, puoi ancora aiutarci? Puoi darmi qualche adesivo fluorescente? Oh, sì, certo! Torno subito! E ora? Sta attenta! Guarda qua! Ora, se la perdi di nuovo, quello che dovremo fare è spegnere le luci e la vedremo. Vi piace? Wow, è veramente carino! Ed è anche veramente geniale! Vieni qui, Bisù, voglio darti un bacio.
E ora cerchiamo l'orecchino di zia Zelda. Un'altra caccia? Oh, 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 hip hip, hurra! Eccoci qua, Zinnia. Grazie, signora Zolly. Ciao, Su. Ciao, nonno. Ciao, piccola. Ciao, Zinnia. Guarda, questo è per la tua mamma. Oh, oh, è bello. È la torta di compleanno che la mia mamma ha fatto per la tua. Vuoi fare anche tu un dipinto? Non sono dell'umore giusto, Su. Qual è il problema, Zinnia? Non ho il regalo di compleanno per la mia mamma. Sarò l'unica alla sua festa di compleanno che non avrà qualcosa per lei. Perché non le prendi una collana? Ne ha già 8. Una sciarpa? Ne ha 11. Una borsetta? Non so neanch'io quante borsette ha la mia mamma. Che ne dici di un profumo? Ma lei ha tantissimi profumi! Non riesco a pensare a qualcosa che mia mamma non abbia già. Perché non le regali qualcosa fatto da te? Qualcosa di molto speciale per la zia Zelda? Oh, questa è un'ottima idea! Sarebbe un regalo esclusivo? Cosa intendi per regalo esclusivo, nonno? Beh, qualcosa di così speciale che non ce n'è uno uguale in tutto il mondo. Un regalo unico. Oh, un regalo che non ce n'è uno uguale in tutto il mondo. Dovrà essere qualcosa di fantastico. Oh, potrei costruirle una scatola portagioie in cui potrà mettere i suoi bellissimi gioielli. Come fare perché il portagioie sia super bellissimo, esclusivo e speciale? Potrei decorarlo con ciò che piace alla mamma. Sì, dipingila con il suo colore preferito. Qual è il colore preferito della tua mamma, Zinnia? Rosso o è l'azzurro? Non lo ricordo più. Devi scoprirlo, Zinnia. Però so che i suoi fiori preferiti sono le rose. Sì, ma le rose rosa, le rose bianche o le rose rosse? Non lo so. Qual è il suo profumo preferito? L'essenza che ama di più? Non lo so. Non preoccuparti, Zinnia. Sai cosa facciamo? Investigheremo. Sì, glielo possiamo chiedere. Sarà qui fra poco. Yuhu! Sono io, dove siete? Ciao, Zelda. Zinnia è laggiù. Grazie. Ehi, mi è venuta un'idea. Inizia a dipingere, Zinnia. Oh, ciao, piccoli! Ciao! Ciao! Buon compleanno, Zelda! Oh, che caro! Grazie! Zia Zelda, dov'è lo zio Xavier? Oh, ci raggiungerà più tardi. Siediti pure, Zelda. E ammira degli artisti all'opera. Oh, grazie! Sono dei quadri deliziosi! Li stiamo facendo per te, zia Zelda. Una torta di compleanno! Sei molto carino, Su! Anche questo è per te, mammina! Voglio colorarlo con il tuo colore preferito per il tuo compleanno! Celeste, tesoro! Celeste, luminoso come il cielo! Ah, ho finito! Anch'io! Mammina, possiamo andare al parco, per favore? Con piacere! Una passeggiata con i miei due cuccioli preferiti sarà stupenda! Ti piacciono le rose, vero, mamma? Oh, che carina! Te ne sei ricordata, Zinnia? Adoro la loro delicata e fragile bellezza. Rose rosse, rose rosa, gialle o bianche? Quali sono le tue preferite, zia Zelda? Non saprei dire con precisione. Sai, le rose sono tutte meravigliose. Ma è il tuo compleanno, mamma. Devi averne una preferita per il tuo compleanno. Beh, se dovessi scegliere delle rose, direi che preferisco quelle... D'oro. D'oro? D'oro? Sì, le rose giallo-oro sono senza dubbio le mie preferite. E ora dobbiamo scoprire il suo profumo preferito. Shh, potrebbe sentirci. Non dobbiamo rovinarle la sorpresa.
Ti dispiace se entriamo un attimo, Zelda? Dovrei prendere un paio di cose per la nonna. Sì, va pure. Noi ti aspetteremo qui fuori. Ma è bello all'interno il negozio del signor Zoe, mamma. Lo so, cara. È un negozietto molto caratteristico. Oh, zia Zelda, ho bisogno di un consiglio. Su, cosa stai... Di che tipo di consiglio hai bisogno? Zinnia dice che tu sei un'esperta di profumi. Ebbene sì, devo ammetterlo, mi piacciono molto. Quale pensi che debba comprare, secondo te, il nonno per la nonna? Oh, beh, allora, fammi vedere. Rimani qui, nonno! Su, sta chiedendo alla mia mamma una cosa molto importante. Ecco, io direi lavanda e gelsomino. È la combinazione perfetta per tua nonna, Su. Buono! Alla nonna piacerà. Ma non sappiamo ancora qual è quello preferito dalla mia mamma. Zia, qual è il profumo che ti piace di più? Ce ne sono parecchi di ottimi. Giacinto e menta è delicatissimo. Oh, campanule rosa, molto singolare. Oh, limone e salvia, molto fresco e pungente, delizioso. Ma questo è il profumo senza tempo che preferisco. Amo il mughetto. Il mughetto! Fantastico! Tutto bene, Su? A posto, nonno. Oh, questi fiori sono stupendi, Zelda. Li avevi mai visti prima? Presto, Zinnia. Torna dentro il negozio e chiedi al signor Zoe di spruzzare dei fazzoletti con il suo profumo preferito. Perché? Per metterli nel portagioia della tua mamma. Così ogni volta che lo aprirà, sentirà il profumo di mughetto. Oh, è un'idea stupenda! Profumano di mughetto. Vieni dentro, Zelda. La nonna vuole salutarti. Forza, diamoci da fare. Ormai non serve a niente, Su. Perché? La mia mamma ora sa che i fazzoletti profumano di mughetto. È davvero così importante? Sì, perché la sorpresa è completamente rovinata. No, non è così. La zia Zelda non sa niente del portagioie e di quello che hai in mente di fare. Andiamo. Bene, bene, bene. Che bella sorpresa! Buon compleanno, zia Zelda! Grazie, Su! È stupendo! Buon compleanno, mamma! Zinnia cara, come sei dolce! Un bellissimo portagioie con le cose che ami di più! Oh, è decorato con delle rose giallo-oro, sono le mie preferite! Ed è colorato con un bellissimo color celeste, il colore che adoro! E profuma della fragranza che amo di più in assoluto, il mio adorato mughetto. Oh, Zinnia, sei molto cara. Come hai fatto a indovinare quali erano le cose che preferisco? Grazie ad un piccolo aiuto di Su. Zia Zelda, è un regalo assolutamente esclusivo. È unico, sai? Non ce n'è uno uguale in tutto il mondo, mamma.
tesoro, e c'è una sola adorabile figlia in tutto il mondo che poteva pensare ad un regalo più bello per il compleanno di sua madre. Siete delle piccole zebre gentili. Vi ringrazio molto per aver reso il mio compleanno assolutamente perfetto. Oh, è stato un piacere, davvero.